nostro viaggio nelle Langhe non poteva che iniziare da Barolo, il borgo medievale che ha dato il nome al famosissimo vino. Barolo è prodotto dal vitigno Nebbiolo e una piccola curiosità, è definito il re dei vini, il vino dei re. Profumo intenso con sentori di frutta e spezie. Quello che sovrasta le case del borgo oggi è proprio la sede dell'Enoteca regionale del Barolo e del Museo del Vino, a sancire l'importanza di questo prodotto per l'economia del luogo. Stiamo lasciando Barolo per cercare tra i vigneti una curiosità, la Cappella del Barolo.
La Cappella del Barolo, dai colori sgargianti, che è stata costruita nel 1914 per dare riparo ai contadini durante il maltempo, ma non è mai stata consacrata. Dopo anni di abbandono e ridotta a rudere, si è trasformata in uno degli edifici più noti del territorio, grazie alla reinterpretazione che gli artisti Sol Hewitt e David Tremlett ne hanno dato nel 1999. Assolutamente da non perdere per chi passa da queste parti e passeggia tra vigneti e borghi. Vale la pena salirci anche per la veduta che regala sulle colline circostanti. E adesso, come dei bravi dirigibili, ci si dirige a Monforte per vedere la seconda bella località delle Langhe. Seconda per noi, nel senso, nella giornata di oggi. Tra un chilometro, gira a destra su frazione Annunziata. Andiamo! Allora, siamo arrivati a Monforte e adesso vedremo un po' questo borgo bello, dove so che si beve anche qui. Sono arrivata da sola a Monforte d'Alba, che si trova in una posizione privilegiata su una delle colline più maestose delle Langhe, e si beve anche qui. Monforte è caratterizzato da uno dei centri storici più interessanti delle Langhe, con tutte queste viuzze in salita che portano all'antica chiesa. Non ci arrivi più alla chiesa, hai voglia, ma sono tutte notelle, non ci si arriva, non ci si fa. Incontriamo qua il primo dei tre palazzi nobiliari di Monforte, e partendo dal basso abbiamo i baroni, apparteneva ai baroni della Torre. Poi salendo incontreremo il palazzo dei Conti e poi gli Marchesi in cima. Scala sociopolitica. Ci
qui siamo nella Saracca, il centro pulsante del Monfort, di Monforte medievale. Monforte ha 2100 abitanti, ci sono 62 cantine, più un sacco di gente che non scrive il nome in etichetta ma fa il vino e lo vende spunto. Quindi è la nostra prima occupazione. Se ti va di lavorare in una cantina, qui il lavoro ce l'hai. E non è più la campagna della malora, cioè non ci spacchiamo più la schiena. Adesso ogni tanto capita che fai mezza giornata, mezz'ora di lavoro duro, ma se no ci sono i trattori, ci sono i macchinari, cioè non è più, anzi è bellissimo. Nasciamo a Monforte, nasciamo in mezzo alle vigne. Tutti quanti siamo parte di questa terra, quindi siamo nati qua. Nasciamo in mezzo alle vigne. Viviamo, poi io, casa mia, in mezzo a una vigna. E che lavoro potevo fare? No, poi bello, turisti che arrivano, quindi degustazioni. Importante è anche il calendario di eventi, molti dei quali nell'auditorium, dove si tengono ogni anno numerosi concerti e rappresentazioni teatrali. Il Monforte in Jazz ha sempre attirato migliori artisti italiani e non italiani, uno su tutti Paolo Conte, Caposella, Einaudi e poi gli stranieri. La scelta è sempre sui nomi importanti. Noi abbiamo un sito che è molto bello, che è l'anfiteatro, che sono 800 posti, per cui noi quando abbiamo l'artista di gran richiamo lo riempi questi tre volte, tanto. Siamo nella parte più antica di Monforte, dove c'erano il castello, la parrocchiale, le confraternite. Il castello poi è diventato palazzo del Marchese, la parrocchiale è stata abbattuta, è rimasto il campanile, forse un'antica torre di vedetta dei primi consignori di Monforte. Sono rimaste le due confraternite settecentesche, quella di Sant'Agostino e di Santa Elisabetta. Forte, specialmente dal punto di vista turistico, grazie alle attività alberghiere, ristoratorie, grazie anche alle attività agricole, ai produttori in particolare, che sono stati in grado di portare avanti un prodotto unico che è il vino Barolo, che è quello su cui poggia la nostra economia. Tanto è stato fatto da meritarci il premio UNESCO, parlando di vigneti, quindi quello che è il cuore del Barolo. Cosa c'è da visitare? C'è tantissimo, uno si può perdere perché parte dai vigneti fino ad arrivare al cuore di Monforte, quindi il centro storico, dove comunque abbiamo un museo Martino, una biblioteca, i palazzi comunali, l'auditorium Orzoschi. Prendendo le vie dalla Piazza Bassa si arriva fino all'auditorium Orzoschi, passando per le varie corti, i vari sentieri del centro storico ben tenuti, e soprattutto questo è
è stato avere la buona cura negli anni del territorio, quindi ricostruire senza andare a impattare troppo sull'ambiente, su quello che è stato circondato e costruito negli anni. Leggete come fanno i bambini per divertirsi, leggete come fanno gli ambiziosi per imparare, leggete per vivere meglio.